11 ore di lavoro di notte e all'alba e alla fine l'emergenza Lavarone a Marina di Pietrasanta per adesso si può dire superata. Dopo una settimana di disagi e di proteste, la spiaggia tra Motrone e Tonfano è tornata alla normalità dopo l'invasione di alghe che ha reso impraticabile mezzo chilometro di arenile ricoperto di sostanze maleodoranti. 6 mezzi in funzione sulla battigia tra trattori, ruspe e pale, a cui si aggiungono i 2 camion di Ersu che hanno fatto la spola tra la spiaggia e l'impianto di trattamento del materiale rimosso. 100 tonnellate asportate dal bagnasciuga che fanno salire il monte complessivo a 1400 tonnellate. Le operazioni, coordinate dal comune di Pietrasanta e dal consorzio dei balneari, si sono concluse poco dopo le 8 di mattina con il via libera del vice sindaco Daniele Mazzoni. Purtroppo il comune e la categoria dei balneari sono lasciati soli, perché ricordo che il rifiuto, che si tratta di questo a questo punto, proviene dal mare e in parte dai fiumi in altri periodi dell'anno, per cui a nostro parere dovrebbe essere anche la regione toscana, se non addirittura lo Stato italiano, che dovrebbe venire incontro ai comuni costieri che sono sempre lasciati soli nella gestione di questa importante emergenza che ha dei costi importanti, perché è bene ricordarlo, ce li stiamo accollando il comune di Pietrasanta e in parte i balneari. Infinite in questi giorni le lamentele dei bagnanti che nella settimana di Ferragosto, nonostante i prezzi alle stelle e la folla, non hanno potuto fare il bagno e neppure avvicinarsi all'acqua. Una situazione del genere si è verificata negli anni 80, quando addirittura per poter andare in acqua a fare il bagno si mettevano delle passerelle attraverso questo lavarone spiaggiato. Adesso la speranza è che il mare smetta di restituire alghe oppure l'emergenza tornerà.